amici, siamo a Pordenone. Guardate un po', siamo a Pordenone, la chiesa principale. Eccola qua. Il parcheggio delle macchine. Ecco, Pordenone. Siamo in centro. La chiesa centrale. C'è gente seduta qua tranquilla. Andate, siamo in centro. Questo dovrebbe essere via Vittorio Emanuele o via 20 Settembre. Bar pronti per lunedì. Pronti per lunedì. Però non mi ricordo se è via 20 Settembre o via Vittorio Emanuele. Corso Vittorio Emanuele. Corso Vittorio Emanuele, ecco. Guardate il corso, questo è Pordenone, cari amici. Uilla, guardate che cane grande anche. Guardate la chiesa. Bellissimo. Il corso. Questo è il corso dello shopping. Vero signora? Corso dello shopping. Qua non so perché ci sono le bandiere. Vediamo un po'. Camera di commercio. La camera di commercio di Pordenone. Però c'è gran movimento, signora, guarda che bel palazzo anche questo. Stile veneziano questo qua. Bellissimo. E sai da quanto tempo che non vengo a Pordenone? L'ultima volta. Ma sì, da tantissimo tempo fa. Eravamo a sì. 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 Sono venuto a fare tante feste qua, eh. Sentivo dare di slava, no? Gorizia TV lavorava, guardate c'è le transenne. Però c'è il cappuccino per esporto, eh? Noi che beviamo qua. Quasi quasi, dai, ci fermiamo un secondo. Aspetta, facciamo una. Ecco, siamo partiti. Abbiamo con noi Lucia, la titolare di questo locale. Sei pronta per lunedì? Prontissima, non pronta? Vediamo l'ora. Ho visto che c'hai anche un fratello e mi ha detto chi intervistiamo? Prima, esatto, prima il gioiello però. Che carino, grazie. È vero o no? Grazie, senti, sì. Mi fai vedere questo locale che io l'ho visto un momento fa. Certo. Me lo fai conoscere, ho visto che avete un locale bellissimo. Prego, andiamo? Prego, accomodatevi, Ti faccia... Andiamo. Eccolo qua. Qua abbiamo il... Questo, lui è Sisko, il mio barman. Sì. L'altro barman. Sì. Che è Guglielmo, il famoso fratello bellissimo. Il famoso fratello che adesso tutte le donne telefoneranno, esatto, per esatto. Conoscerlo. Questo è un locale sì. Ideato con una linea molto giovane, con dei colori molto freschi, usando... Ma ho visto. Senti, tu che sei venuta qua. No. Niente, vabbè. Niente, no, già. Allora, fammi vedere un po'. Ho visto che avete un locale favoloso. Questa con è color. La parte che siamo un po' così, questa è la parte più bella, che sono questi oblò. Bellissimo proprio, colorati, e un locale innovativo dove sopra agli oblò ci sono le ricariche per i telefoni e per i tablet, sì, dei computer, per cui ma diventa guarda. Un angolo anche ricreativo. Siete proprio tutti pronti proprio. Tutti prontissimi. Ma senti un po', ma tu cosa pensi di questa idea che uno deve bere all'aperto? Ma tu, ho visto che c'hai i tuoi ombrelloni, sì, non c'è problema. Sono plateatico, per cui sono molto agevolata. Ho sfruttato la possibilità che ci ha dato il comune di raddoppiare lo spazio esterno, per cui questa per tutti è stata una grandissima opportunità. Per cui in realtà, raddoppiando lo spazio esterno, recuperi il posto che avevi fuori e ti permette di lavorare. Cosa pensi di questo comune? Il comune di Pordenone, come va? Un gran bel comune. Un grande a bel parte le multe che prendo sempre, ah, sì? Un gran bel comune.
Ma speriamo che ci pensino un attimo. Ma sì, ci penseranno sicuramente, ci hanno aiutato in tutti i modi. Ecco, perciò... Questo sì, cioè quello che è stato possibile fare è stato fatto. Lucia, allora lunedì bisogna tornare a vivere. Bisogna tornare a vivere. Senti, mi presenti tuo fratellino che vediamo cosa ci dice. Dai, dai, vieni. Sì. Ecco qua. Ecco il fratello. Guglielmo. Caro Guglielmo, hai un nome importante, Guglielmo, importante, eh? È un ruolo importante. Sì, eh. Nome. Allora, cosa diciamo? Lunedì si parte alla grande? Si parte alla grandissima. I ragazzi sono carichi, hanno tantissimi nuovi drink da far provare. Perciò. Ciao, bisogna venire. Abbiamo anche il drink di Bubble, guarda là, quella serie di Bubble. Di Bubble, una bolla di sapone di leggerezza. Dov'è sta roba? Eccolo. Ah, il guarda un po'. Che non so se si può fare, però. Bon. Voglio dire, noi lo facciamo. Bene, comunque sì. Allora, senti Guglielmo, cosa ci vuoi dire? Cara sorellina, si metta là. Così chiudiamo. Vieni, Sisto, sì. Del nostro barman. Che è una manina. Ma ho visto, sai cosa ho visto? Che ha una manina modello veloce proprio. Molto veloce. Siamo pronti per ripartire. Sì. Grande bar, grande squadra. Allora diciamo, amici del Friuli, perché ci vedono in tutto il mondo noi. Ecco. Cosa vuol dire? Quando venite a Pordenone. Dovete venire al Nico's Bar. Assolutamente. Vi aspettiamo. Perfetto, sentiamo il segno zodiacale della sorellina. Cara Lucia. Scorpione. E il fratellino? Gemello. Ma guarda che va bene, Scorpione è donna potente, Donna Seracchiani, sei il modello governatrice. Tu? Io Acquario. Bene, allora cosa vogliamo dire a tutti i futuri clienti? Che devono assolutamente venire a trovarci. Perfetto, allora io vi saluto e un bocca al lupo per il lavoro, no? Grazie. Ci vediamo. Grazie, buona giornata. Grazie. Bene, e questo è il locale che abbiamo appena filmato, intervistato, la signora Lucia con il fratello Guglielmo e con il barista. Super, guardate la casa, salutiamo sempre. Ecco qua. Andiamo a mettere questo perché abbiamo bevuto, eccolo qua, perfetto, via. Allora andiamo a vedere un attimo qua. Probabilmente non è in linea, forse, chissà. Boh. Sembra un po' più verso a destra. Troppo a destra? Sì. Mettiamo un po' a destra così. No, devi andare verso il contrario. Eccolo qua, guardate che bel palazzo anche questo qua, guarda che questo, guarda questo stile qua che tu venivi a vivere, no signora? Vero? Guarda che bei palazzi. Però ho visto che ultimamente Pordenone sta vivendo in un modo pazzesco, veramente molto bene. Di nuovo. Porta le librerie, sono aperte. Bellissimo. Oh, diciamo che Pordenone è una provincia molto bella, questa è la via dello shopping. Bellissimo. Lunedì si riparte alla grande, penso, e Pordenone ripartirà. Guardate un po'. Caro generale, com'era quella libreria bellissima? Dove ci fermiamo? Ah sì? Io voglio fare una zoomata fino a qua dove c'è la chiesa. Bellissima, guardate un po'. Questa è la chiesa. Hopla. Riparto? Guardate un po'. Io vi faccio vedere un attimo questa marea di negozi che c'è qua
a Pordenone, guardate un po', tantissimi, guardate che meraviglia. Pordenone è cresciuta in un modo pazzesco. Guardate un po'. Tanti uccellini anche sento, li senti o sbaglio? Senti laggiù in fondo? Tanto movimento, profumerie, guardate che roba. Profumeria aperta però, eh? Chi? Ah, sì. Volevo quasi fermarla per intervistarla. OVS, è aperto l'OVS. No. Aspetta. Poi lo vuoi andare a vedere? Chi? Se vuoi io blocco qua, vai dentro. Guardate che bello, guardate che bellissimo negozio l'OVS qua a Pordenone. Posso andare dentro? Sì, vai. Sì, mi aspetti qua. Sì, ti aspetto qua. Guardate che negozio, uno più bello dell'altro. Chiudiamo qua il servizio. Una bella zoomata. Guardate che bello, questo è Pordenone, eh? Guardate un po', Pordenone, tutta piena di negozi, è una cosa, a Gorizia sono tutti chiusi e qua sono tutti aperti, guardate un po', guardate che roba, Salmo Raghi, i bar futuri per lunedì, tutti col tendone, perciò tranquillamente, anche se piove qua, non c'è problema, no? Ecco. Adesso ormai ci troviamo quasi vicino alla piazza. Un altro tantissimi. Pordenone è cresciuta veramente tantissimo, c'è da dire. Oh, c'è la bandiera, c'è una bandiera per la liberazione oggi 25 aprile. Ecco qua. Lasciamo questa zona bellissima. La via dei negozi. E là, di là, ecco, di là è via 20 settembre, perché di là c'è ancora un'altra zona molto bella, piena di negozi anche. Guardate che bello, mamma. Orificerie, di tutto c'è qua. Bar già seduti, qua si sta seduti fuori, vedi? No, questi si sono seduti perché sono stanchi. Ah, perché sono stanchi? Ecco qua, questa è la famosa piazza. Guardate che bello. Di là è la stazione. Adesso andremo di là. Però facciamo una piccola camminata di qua. Guardate quanta gente, eh? Guardate che roba, guardate che roba. E questa è Pordenone, ragazzi. Pordenone. È Pordenone, guarda laggiù, la stazione. Di là c'è quell'altra piazza. E questa è via 20 settembre. No, ho sbagliato. Corso Garibaldi è questo. Corso Garibaldi. Ma perché ce l'ho con via 20 settembre? Boh. Questa è via Garibaldi. Altri negozi, guardate quanti negozi ci sono.
bellissimo. Allora chiudiamo qua il servizio con Pordenone. Senti, andiamo là della piazza o andiamo in stazione? Quella piazza. C'è la piazza lì. Ecco. Adesso andiamo in quella piazza e chiudiamo là, sai, dove ci fa le feste, i capodanni, e là. E chiudiamo là il servizio, va bene? Se tu vuoi fare la fila per il gelato, cara. Ma tu pensi che a Gorizia c'è tutto questo pienone qua? Eh? A Gorizia c'è questo pienone? Sì, andiamo là dentro. Guardate che roba. Elisabetta ancora così, Manuela ancora così. Ma Pordenone, guardate, questo è Pordenone, ragazzi. Pordenone. Palazzo. Bellissimo palazzo, ecco qua. Qua sono tutti coperti. Vedete? Il bar che si aprirà lunedì. Ecco qua. E questa è la famosa piazza che sono venuto a filmare tantissime volte, concerti e varie cose. Questa è la piazza delle feste. Adesso vi faccio vedere fino laggiù in fondo, a sinistra. Guardate un po', la famosa piazza, guardate che roba. Eccolo. Eccola qua, guardate qua. E noi chiuderemo il servizio proprio in questa piazza. Eccolo. Laggiù in fondo di solito ci sono le feste. Ecco, e noi chiudiamo. Puoi leggere per favore laggiù? Laggiù. Casa del mutilato. Ecco, e chiudiamo qua con questa piazza bellissima. Ecco qua. Chiudiamo il servizio in questa zona.